Radio Radicale, siamo con Pierluigi Castagnetti al convegno su Don Minzoni che si svolge oggi al Senato. Allora, che tipo di eredità ci ha lasciato Don Minzoni che visse un suo dramma personale che lo portò alla morte e che in parte venne anche ignorato dalla Santa Sede nel 1923? Allora, che cosa ci ha insegnato Don Minzoni nella sua opposizione al fascismo? Beh, ci ha insegnato che di fronte al male non si può mai stare in silenzio. Don Minzoni, inconsapevolmente, ha rappresentato un'insidia pericolosa, difficilissima per il fascismo, perché aveva colto, mentre tanti non l'avevano colto, l'essenza del fascismo, nel senso che lui aveva capito che il fascismo era un'ideologia di odio e di morte. E che l'ideologia di odio e di morte non può che essere combattuta in nome del Vangelo. Senta, ritiene che il fascismo avesse già capito nel 1923 il pericolo, dello scautismo per il suo tipo di regime che voleva instaurare? Sì, che l'aveva capito, perché intanto c'era un conflitto diretto dal fascismo. Il movimento scautistico che è il terreno dell'educazione dei giovani. Il fascismo non sopportava una concorrenza su questo piano, voleva il monopolio dell'educazione dei giovani, delle nuove generazioni, il monopolio dei gruppi giovanili, delle divise, dei sabati in piazza, ma Ma si soprattutto. era già formata questo tipo di tradizione? I balilla esistevano già? In quel momento, in quel periodo, tant'è che Don Minzoni venne intimato di non procedere spesso a delle sue manifestazioni perché erano coincidenti con quelle del sabato, dei Balilla. E Don Minzoni diceva: no, noi facciamo la nostra cosa, ma non venite in piazza, no, noi verremo in piazza. Senta, ritiene che ci sia stato un certo imbarazzo nel ricordare la figura di Don Minzoni per il comportamento della Chiesa che voleva raggiungere un accordo con il fascismo per superare la questione romana? Beh, insomma, il discorso è abbastanza facile. Proprio in quegli anni 23-24 la Chiesa decide di agevolare l'esilio di Sturzo, nel senso che queste posizioni politiche erano posizioni che contrastavano con i disegni di quella Chiesa, perché non era tutta la Chiesa, ma di quella Chiesa che in un qualche modo voleva perseguire un appeasement con il regime. Senta, Sturzo e Don Minzoni erano, anche se non erano nemici del fascismo, si può dire che erano anche anticomunisti? Beh, sicuramente erano anche anticomunisti, ma anche se allora il problema durante il regime fascista non si poneva in questi termini. Semmai si è posto, quando è nato il fascismo, nell'ottobre del 1922, la domanda a cui non si è mai risposto in modo persuasente, è quella: ma perché, essendo una modestissima minoranza numerica, i fascisti presenti in Parlamento, tra l'altro neppure eletti direttamente perché vennero ospitati nel blocco nazionale di Giolitti, altrimenti non sarebbero stati eletti come non erano stati eletti nel 1919. Perché socialisti, liberali, popolari non sono riusciti a emarginarli? Certo. Perché non avevano capito. Senta, come spiega l'ultima domanda, la stranezza della riapertura delle indagini su Don Minzoni voluta dalla Voce Repubblicana, però dopo l'assassinio Matteotti? Perché solo dopo l'assassinio Perché Matteotti? in quel periodo non tutti erano tempestivi nel cogliere. Guardi che il problema del fascismo, vi ho appena fatto l'esempio della minoranza parlamentare, è il problema dei suoi interlocutori e della capacità dei suoi interlocutori ed avversari di capire la portata del fascismo. A livello europeo il Certo. nazismo non si spiega come la culla della cultura umanistica che era la Germania non si fosse accorta di cos'era il Certo. nazismo. L'ultima La co stessa cosa in Italia. l'ultima cosa prima di lasciarla. Come spiega la mitizzazione di Italo Balbo che fu il mandante dell'assassinio di Don Minzoni? Perché allora c'era Ma anche Mussolini. successiva al fascismo, Beh, per il vabbè. fatto che lui era un antagonista di Mussolini. Beh, insomma, in quegli anni non era un antagonista, era un uomo di Mussolini, nel senso che dava,
ha dato la copertura prima agli assassini, forse era stato anche il mandante di Don Minzoni, e poi a quelle di Giacomo Matteotti, non a caso, è lo stesso assassino che interviene nei due delitti. E in quel momento non era per nulla antagonista di Mussolini. Grazie a Pierluigi Castagnetti.